E dunque una seduta leggermente positiva per Milano, lo vedevamo poco fa, tanti titoli pesanti quest'oggi, tanti titoli che hanno chiuso in forte ribasso. Andiamo però a vedere anche un titolo che quest'oggi ha performato particolarmente bene, sto parlando di ENAV che di fatto ha chiuso la seduta con oltre 8 punti percentuali di rialzo. Questo ENAV nel giorno della presentazione dei risultati e anche del piano di investimenti al 2026. Noi abbiamo intervistato l'amministratore delegato di ENAV, Pasqualino Monti. Ecco come ha commentato conti, politica di remunerazione e anche possibili operazioni straordinarie. Per la prima volta nella storia di ENAV abbiamo conseguito 1 miliardo di fatturato, sia perché per la prima volta nella storia di ENAV abbiamo remunerato i nostri azionisti con il dividendo più alto mai staccato dalla nostra società. Quindi questo è un primo chiaro segnale di dove vogliamo portare l'azienda. Parte di quel miliardo, altro dato molto importante, è frutto di un lavoro straordinario anche sul mercato non regolato, quindi sul mercato terzo, la capacità di vendere i nostri prodotti in giro per il mondo, la capacità di costruire software, hardware, servizi innovativi che ci rendono, diciamo così, agli occhi dei paesi nei quali che abbiamo la fortuna di servire, ci rendono, diciamo così, uno dei service provider più efficienti, non solo in Europa, ma anche in giro per il mondo. Per quanto riguarda invece il piano industriale, avete messo a disposizione una cifra per M&A e operazioni straordinarie. Un commento? No, noi abbiamo una leva di debito molto molto bassa. Quest'anno abbiamo addirittura, anzi nel corso del 2023, abbiamo abbassato il nostro debito netto di 80 milioni, quindi siamo a quota 320 milioni, che è una volta l'EBITDA. Abbiamo la possibilità di fare debito, di portare la leva a 2 volte, quindi raddoppiare il debito, e con quella somma fino a 250 milioni certamente abbiamo la responsabilità di creare occasioni sul mercato, guardare occasioni sul mercato, eventualmente acquisirle per cercare di crescere, ma soprattutto per cercare di creare valore per i nostri azionisti. L'unico obiettivo che noi abbiamo è sempre quello di creare valore per i nostri azionisti, quindi ogni ipotesi di M&A sarà studiata, strutturata con grande senso di responsabilità e soprattutto porterà come condizione sine qua non quella di creare valore. Banalmente si dovrà creare cash non solo per pagare, diciamo così, il debito, gli oneri finanziari del debito, ma anche per riconoscere ai nostri azionisti una quota maggiore di dividendo. E ancora